Ed ora vi lascio al consueto appuntamento con la rassegna del settimanale Luce e Vita della diocesi di Molfetta, Ruvo, Giovinazzo e Terlizzi. Luce Vita numero 25 di domenica 18 giugno 2017. Santità, la invitiamo a Molfetta sui passi di Don Tonino Bello. E questo è il titolo di apertura di questo numero. Durante la recente Assemblea Generale dei Vescovi, svoltasi a Roma dal 22 al 26 maggio scorso, il nostro Vescovo, Monsignor Domenico Cornacchia, ha colto l'occasione, salutando personalmente Papa Francesco, per invitarlo nella nostra diocesi di Molfetta, Ruvo, Giovinazzo e Terlizzi, in ricorrenza del prossimo 20 aprile, 25esimo anniversario della morte di Don Tonino Bello. Santo Padre, sarebbe un riconoscimento della preziosa e attuale testimonianza di Monsignor Antonio Bello, ha scritto il Vescovo, autentico interprete del Concilio Vaticano II, oltre che un grande dono per la nostra gente. Una sua pur breve visita pastorale alla nostra diocesi in occasione del 25esimo anniversario della nascita al cielo del servo di Dio Antonio Bello. La diocesi quindi si sta preparando a programmare gli appuntamenti per celebrare questo anniversario, di cui daremo notizie a breve, per rendere la sua testimonianza sempre più viva e lasciarsi ancora provocare e orientare dalla sua profezia. Pagina 2 e pagina 3 sono dedicate al ricordo di Monsignor Antonio Neri, deceduto lo scorso 5 giugno, attraverso le parole di Franca Maria Lorusso e l'omelia di Sua Eminenza il Cardinal Beniamino Stella, che il 7 giugno ha celebrato le esequie nella Cattedrale di Molfetta. Nel paginone la recensione del volume Padre, Madri e Figli nella Società Liquida, Antropologia dei Legami Familiari, di Michele Illiceto, docente di filosofia, e sarà proprio il professor Illiceto a tenere la relazione centrale nella prossima assemblea diocesana del 21 giugno alle 19 presso l'Auditorium Regina Pacis di Molfetta, che si colloca a cerniera tra l'anno pastorale che si conclude dedicato alla famiglia e quello che si apre dedicato ai giovani. L'autore quindi sarà presente a Molfetta e a questo appuntamento sono invitati tutti gli operatori pastorali ma anche gruppi famiglia, gruppi giovanili. Sarà presente ovviamente anche il Vescovo. A pagina 5, famiglia, vivi ciò che sei. Ferri e Antonella Cormio, coppia dell'Ufficio Famiglia Diocesano, ripercorrono gli appuntamenti centrali di questo anno che si conclude dedicati proprio all'attenzione alla pastorale della famiglia. A pagina 6, Maria del Rosso ci racconta l'esperienza del pellegrinaggio ad Alessano, vissuto lo scorso 30 aprile, dall'Associazione di Molfetta con Don Tonino per la Solidarietà. Domenica 18 giugno celebriamo la solennità del Corpus Domini e nelle parrocchie sono noti gli orari delle processioni eucaristiche cittadine. In questa ricorrenza, Luce e Vita, attraverso la penna di Gianni Antonio Palumbo, ha voluto recensire, a pagina 7, il saggio di Monsignor Luigi Michele De Palma, attualmente postulatore della causa di canonizzazione di Don Tonino Bello, recensire appunto un suo studio all'origine di ogni forma di santità, vita di pietà e magistero eucaristico nel servo di Dio Antonio Bello, pubblicato nel 2008 nel volume Sacramentum Caritatis, studi e commenti sull'esortazione apostolica post-sinodale di Benedetto XVI. Il saggio è interamente pubblicato sul sito della postulazione, postulazionedontonino.it. Consigliamo un'attenta lettura. In ultima pagina, a poco più di un anno, il cavaliere Ilarione Azzollini di Molfetta parla a Luce Vita dell'importante riconoscimento che il Santo Padre gli ha concesso il 6 giugno del 2016 in Vaticano, quello di commendatore dell'Ordine Equestre Pontificio di San Gregorio Magno, un ordine cavalleresco della Santa Sede e una onorificenza consegnata veramente a poche persone meritevoli. Quindi il commendatore Ilarione si racconta sul nostro giornale. Ricordiamo ai lettori che dal 4 al 9 luglio il Movimento dei Focolari propone una nuova edizione di Yes We Camp, laboratori e workshop dei giovani per un mondo unito di Puglia e Basilicata. Sul giornale tutte le informazioni. Siamo alla penultima rubrica di questa rassegna, video rassegna ospitata su Teledeon ed è tempo anche di bilanci, per cui invitiamo tutti gli ascoltatori a poter darci un parere su questa rassegna che terminerà appunto giovedì prossimo per poi riprendere a settembre
se le vostre considerazioni saranno positive. Quindi scrivendo a lucevita@diocesimonfetta.it oppure con un messaggio WhatsApp al 349 25 50 963 gradiremmo veramente i vostri consigli, le vostre considerazioni, il vostro giudizio su questa rubrica per poterlo eventualmente migliorare oppure sospendere. Grazie a tutti e buona lettura.